parleremo di isolamento come opportunità per coltivare il rapporto con la propria mamma. Non tutti voi hanno la possibilità di avere uno stretto contatto con questa figura per diversi motivi e quindi vi consiglio di considerare i miei suggerimenti rivolti a una persona a voi cara oppure una persona che in questo momento vi sta aiutando nel vostro percorso di crescita. Parlare del rapporto madre-figlio è comunque un argomento molto complesso e riflettere su questo implica considerare diverse sfaccettature. Che tipo di mamma abbiamo? Una mamma abbastanza apprensiva, una mamma ansiosa, una mamma nervosa, una mamma affettuosa o tutti questi tipi di mamme insieme? E che figli siamo? Siamo dei figli obbedienti, dei figli schivi, dei figli che non amano parlare di sé ai propri genitori e quindi anche alla propria mamma? Oppure tutti questi tipi di bimbi e di figli insieme? Sicuramente il momento che stiamo vivendo è un po' complicato, ci viene chiesto di rimanere chiusi in casa per un bene comune e anche personale. Questo per voi sicuramente è già una grande sfida e una sfida non meno ardua è quello di condividere lo spazio casa che per quanto bella può essere è sicuramente uno spazio limitato e vivere a stretto contatto con le persone più prossime. Che di solito sono i nostri familiari prossimi, quindi la mamma, il papà, i fratellini e nel caso qualche animale domestico. Questa impresa deve essere vissuta anche come un'opportunità, o almeno questo è il mio consiglio, l'opportunità di poter studiare un po' più a fondo la nostra mamma e di poter coltivare con lei un rapporto più sereno lì dove c'è un conflitto o un rapporto più giocoso lì dove in realtà c'è una buona stima e una complicità che vi accomuna. Quindi vi consiglio come prima cosa di studiare che tipo di mamma avete, anche fisicamente. È una mamma che in questo momento si sta concedendo di prendersi un po' più cura di sé? È una mamma che trovate molto pensierosa, un po' angosciata rispetto al momento? O una mamma che vi rasserena? Già studiarla un po' vi stupirà, perché ognuno di noi ha un'idea della mamma che ha. Ed essere un po' più distanti nell'osservarla ci può far scoprire, ci può dare l'opportunità di scoprire degli elementi in più o che comunque non gli attribuiamo. Oltre ad osservarla, vi consiglio anche di provare a proporle delle attività nuove, delle attività che magari sono più inerenti a quelle che amate svolgere voi giovani e che magari le mamme neanche conoscono molto bene. Che ne so, anche diciamo riprodurre un video insieme, giusto per ridere un po' e non per condividerlo sulla rete. Di questo in questo momento non si ha bisogno, l'obiettivo è divertirsi con lei. Oppure sfidarla a dei videogiochi che a voi piacciono, vi stupirà, potrà sembrare un po' goffa oppure vi potrà addirittura battere. Oppure cantare una canzone insieme a lei, a mo' di karaoke, o anche solo con l'obiettivo di far scoprire quali sono i testi che a voi piacciono di più. E magari scoprirete che piacciono pure a lei. Nel momento in cui la vostra mamma, un po' per attitudine, un po' perché magari è una di quelle persone che non può interrompere di lavorare e quindi non ha molto tempo da dedicare, e magari non si presta, diciamo, a queste attività, vi consiglio di essere voi ad avvicinarvi al suo mondo e quindi di valutare cos'è che la impiega di solito in queste giornate, attività domestiche, magari vi alternate con lei, oppure inventatevi una gara di cucina, oppure cucinate per lei e per il resto della famiglia. Un'altra possibilità è quella di darvi l'occasione di creare un compromesso. Sicuramente le mamme tendenzialmente sono viste da voi come richiestive oppure un po' borbottone oppure un po' critiche rispetto a delle modalità vostre, magari di ordine oppure sull'igiene o sul modo di comportarvi. In questo momento cercate di andarle un po' incontro e quindi di accontentarle, ma anche di farle notare quelle che sono, diciamo, delle vostre abitudini a cui non volete assolutamente rinunciare. E quindi provate a proporle un compromesso. Va bene mamma, niente scarpe sul letto, però lascia stare la sedia con la montagna dei miei vestiti. Può essere una buona occasione e può essere una modalità che vi sarà utile anche dopo questo momento di obbligo di chiusura in casa.
Un'altra possibilità potrebbe essere quella di variare il modo di comunicare con lei. Se siete abituati a parlarle, a confrontarvi su diversi argomenti, continuate a farlo e magari trovatene sempre di nuovi. Se questa non è la vostra modalità, provate anche a inventarvi un canale un po' più nuovo o meno consueto. Magari scrivere un bigliettino, magari da lasciare sul comodino a sera o mattina, oppure dei messaggini WhatsApp per il buongiorno, per attirare la sua attenzione, o altrimenti anche dei fumetti o dei disegni, se questo magari è un canale che a voi piace. Ricordatevi di tentare, anche se questi tentativi vi possono sembrare andare a vuoto, comunque tentare non costa nulla e magari nel tempo vi porterà un beneficio che ad oggi non riuscirete a vedere. Ma per fortuna questa situazione c'è proprio comoda, nel senso che un tentativo reiterato per 15 giorni sicuramente può essere una modalità valida di sperimentazione. Un tentativo fatto soltanto per un giorno magari può andare a vuoto, quindi insistete, il tempo ce l'avete e il rapporto è un rapporto molto importante da coltivare. I benefici ne riuscirete a goderne anche dopo questo momento un po' duro. Detto ciò, vi vorrei anche ricordare che siete molto importanti per la vostra mamma, anche se lei a volte non lo manifesta. Sicuramente grazie a voi lei è diventata un genitore. Grazie a voi i vostri genitori sono diventati una famiglia. Quindi, qualsiasi sia il vostro rapporto o la considerazione che avete della vostra mamma, considerate che voi gli avete fatto superare un limite, quello di essere un po' migliore di quello che era, perché grazie a voi ha fatto delle cose che non sognava proprio di fare o non si immaginava proprio di dover fare, tra cui anche partorire, piuttosto che parlare con una maestra o dei professori, piuttosto che incontrare gli amici scelti da voi e sopportare voi e loro. Quindi considerate che per loro siete loro genitori, voi siete un vantaggio. Detto ciò, io vi saluto lasciandovi anche come regalo un'attività che in questi giorni di noia ho ricercato sulla rete. A me piacciono molto i colori e ho notato che c'era questa attività che magari già conoscete, è un po' come l'attività di guardare le nuvole e vedere che forma esse hanno, giocare a inventare delle forme lì dove non sono ben delineate. Questa è un'attività che forse fanno anche dei bambini alla materna, quello di fare delle chiazze di colore e poi in queste vederci delle forme. Una bambina a me cara ha disegnato queste chiazze di colore e ha ritrovato in queste delle forme. Una volpe, una mamma, una bambina, un orso, un dio e un pescatore. Questa attività vuole essere un'occasione anche da condividere con la vostra mamma se vi va, oppure soltanto una metafora in chiusura del mio intervento nel dirvi che questo, che è un'attività ispirata a un nome giapponese che si chiama Irameki, è un termine giapponese che in italiano significa ispirazione, vuole essere solo un pretesto per consigliarvi di lasciarvi ispirare da questi momenti di obbligo a stare chiusi in casa, di farvi ispirare dalla vostra mamma e se lei non lo fa, di essere voi a ispirarla. Vi ringrazio per l'attenzione, buona giornata a tutti e rimaniamo vicini anche se lontani.